Ciao, dal cuore dell'inverno, quando gli alberi, quando la vegetazione, quando il genius loci si mostra biancheria intima, mi piace dire. Riusciamo a coglierne contorni, dettagli che nel rigoglio della primavera di tutto questo vestire colorato e rigoglioso sfugge. D'inverno vediamo l'essenza, vediamo proprio gli elementi più personali, di questo mondo vegetale, di questo maestro, di questo antenato che è l'albero, con le sue radici profondamente inserite nella terra e i suoi rami slanciati verso il cielo, che diventa metafora della nostra avventura qui, su questo pianeta, di cui condividiamo gli elementi principali, tutti quelli che compongono il nostro corpo fisico, e con cui condividiamo questo anelito, questa aspirazione verso l'alto. Madre Terra e Padre Cielo troviamo nelle mitologie delle popolazioni native. Lei, Prakriti, la terra, la madre, lui, Purusha, la coscienza, l'essenza da cui tutto ha preso avvio, che si esprimono in quello che noi siamo. L'essere umano è molto di più di quello che crede di essere. Ognuno di noi è molto di più di quello che crediamo di essere. Siamo qui ognuno di noi con un obiettivo. Siamo qui ognuno di noi con una missione. Siamo qui ognuno di noi per portare quel qualche cosa di unico e irripetibile che la vita ha affidato alla ghianda, per citare Hillman, allievo di Jung, di cui siamo portatori, portatrici. Ecco quindi che quando ci affacciamo alla magnificenza, alla grandezza, alla bellezza di ciò che siamo, molte delle menate quotidiane passano davvero in secondo e terzo piano. Quando riusciamo a oltrepassare i solchi che l'abitudine, l'esperienza, il luogo in cui siamo nati ci ha fatto tracciare, possiamo scoprire che possiamo affacciarci a un mondo completamente meraviglioso, in cui noi abbiamo un ruolo, in cui noi abbiamo un posto, in cui noi abbiamo qualcosa da fare, qualcosa da dire. E la cosa bella è che il primo lavoro da fare è quello di svegliarci, è quello di volerci bene, è quello di ascoltarci, è quello di porci in una condizione di aprirci al nuovo e non solo quello che ci aspettiamo che arrivi. Mettiti in ascolto, trova il tuo modo di meditare. Non deve essere necessariamente a gambe incrociate, recitando mantra più o meno complessi. Trova il tuo modo di prenderti dei momenti di silenzio fuori, che facilita il silenzio dentro, e apriti. Apriti a ciò che arriva, guarda i pensieri che passano come fluidi colorati a carnevale e lasciali passare. Stai. E qualche cosa di più profondo si farà sentire. È il primo passo. Il secondo, vai a farti una passeggiata e vedrai che qualsiasi immagine o intuizione che può esserti venuta in quel momento di silenzio troverà ulteriore dettaglio grazie al suggerimento che potrai ricevere da un elemento della natura che si farà interprete di ciò che hai sperimentato interiormente. Buone passeggiate!